diamo le mani al tempo, tutti, tutti. Non vedo le mani, non sento le mani. Su, 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 su. E allora, signore e signori, dal Teatro Nazionale di Milano, Andrea Buzzi. Buonasera a tutti! Ma che spettacolo che siete! Io vi ringrazio tanto per questa accoglienza meravigliosa. Guarda che fumo che c'è, siamo a Milano, la nebbia c'è tutte le stagioni. Sono molto onorato e orgoglioso di avere così tanta gente in questo splendido teatro che merita l'applauso, perché nel centro di Milano avere una struttura del genere merita l'applauso. Il Teatro Nazionale di Milano, oh! Qua stiamo scherzando. Allora, un attimo che è arrivata gente in ritardo, c'è scritto alle 9, dai, siediti. Madonna, cazzi, dai. Quindi rompono il cazzo a tutti adesso che sono in mezzo, guarda. Allora, mettetevi comodi perché sarà uno spettacolo. C'è uno che ride fuori tempo, c'ha Sky, gli arriva dopo. Puoi ridere quanto cazzo volete voi, a tempo. Sarà uno spettacolo interattivo dove verrete coinvolti, dove ci divertiremo, balleremo. Il problema che mi sono posto salendo su questo palco è che da quasi un anno non faccio televisione col mio show, cioè il mio show, capite voi, siete italiani, vedo che non ride nessuno dall'inizio. Da quando ho cominciato? Andate in fondo, dai. Madonna, oh. Da un anno che non faccio televisione. Per far la televisione ho capito che bisogna guardare la televisione. La televisione che facciamo nel nostro paese, allora, è forte, una televisione forte. Adesso stanno spaccando i reality. Ma io con questa storia del clima, che un giorno a Milano ci sono 30 gradi, il giorno dopo ce n'è 15, ho quella febbriciattola che mi permette di stare a casa al mattino a dormire. Questo qui, come concetto, era facilissimo questo qui. Madonna, chiede quella a fianco, che cazzo... Quindi ho cominciato da un anno a guardare la televisione che vediamo. Allora, al mattino guardo Mattino 5, la Panicucci, dove ci sono delle robe forti che spaccano, dei concetti. L'opinionista capo è Giurato, che sa l'italiano fino alla R. Giurato, l'ho sentito dire io quando presentava, benvenuti questa sera, ospite, il pirla dei Caraibi, no, è il pirata dei Caraibi. E quindi, aspetta, poi, pomeriggio, ho visto la D'Urso, quando fa così col cuore, ti trasmette proprio serenità, capisci che c'è della purezza in quello che dice. E hai visto che luci che c'ha, sembra la Madonna di Medjugorje. La trasmissione la fanno a Cologno, io abito a Niguarda, al pomeriggio noi siamo senza luce, la prende tutta lei. No, aspetta. Ma l'ho sentita dire io un giorno, saluto l'Istituto Nazionale dei Ciechi che sicuramente ci stanno guardando. Cazzo dici? Ma scusa, ma no, è impossibile. Condiziona anche le persone anziane. Io ho una mamma di 83 anni che al pomeriggio è in casa da sola, stira, proprio perché da sola non si sa che cazzo stira, c'ha solo l'asse e continua a far così. Quando finisce la trasmissione, siccome parlano solo di robe drammatiche, mi chiama a me, Andrea, hai sentito cosa dice la Barbara? Dico, no mamma, c'ho anche i miei cazzi da fare, dai dimmi cosa dice. Dice di tirar giù bene le tapparelle, che entra la gente. Un giorno sono entrato, c'erano due sul divano, gli ho detto, che cazzo siete voi due? Non mi guardano, cosa ha detto la D'Urso? Perché la tapparella era giù e sono entrati, era a metà la tapparella.
Un giorno ho visto Uomini e Donne, mi sono addormentato, mi sono risvegliato, tutti vecchi, ho detto quanto cazzo ho dormito. Più facile di questa qua non ce l'ho. Adesso c'è stata la storia all'Isola dei Famosi di colui che si è fatta la canna, no? Ma è certo che se l'è fatta. È arrivato, c'era uno che faceva incendio, incendio. Quell'altro vedeva gli angeli e ha detto, fa culo, faccio anche un cannone così mi adeguo subito. Ma scusa, ma poi io una volta nella vita la canna me la son fatta, mi ricordo avevo 14 anni, ero in prima superiore. All'intervallo quelli di quinta mi dicevano, ciao, oggi il bambino lo accendi tu. Io pensavo fosse il figlio di una prof che bisognava dargli fuoco. Invece era il Cilu. Allora, non so quanto fumo avevano messo dentro, mi hanno detto, attenzione, quando lo accendi, di non tenerlo troppo giù, se no vai troppo fuori e non sappiamo quando rientri. Mi ricordo la fame chimica che mi veniva dopo. Ho mangiato un barattolo di Nutella così. Al mattino avevo un brufolo giallo centrale qua, che i miei genitori prima di andare a scuola me l'hanno schiacciato con le due estremità. Le più informate sulla televisione sono le donne, no? Perché io ormai ho 53 anni, verso le 11 c'ho un sonno, c'ho la bolla al naso, mi giro nei cuscini. Sai quando si incanta il braccio che non gira più il sangue e comincia? Ehi! Ehi! Mia moglie c'ha le unghie lunghe dei piedi, mi dà dei calci nei polpacci che me li fa sanguinare e mi dice gira, gira! Tu cerchi il telecomando, non lo trovi mai più. Tiri la coperta per vedere dov'è. Se cade quello di Sky fa POM! Pium! Le pile minchia fino in cucina! Le pile sono delle bastarde, non le trovi più, io ho delle scatole da 1000. Dice, gira, gira, che a giovedì su Real Time c'è Malattie Imbarazzanti. Allora, Malattie Imbarazzanti, il dottore è un figo imperiale, non ha mai preso neanche il bronchinolo, sta da Dio. Lui è seduto su una cattedra, entrano degli sfigati, li vedi magrissimi, con la testa a fiammifero svedese, li vedi, buonasera, e il dottore gli fa, buonasera, lei cos'ha? Sa. Facendo la doccia mi sono accorto che probabilmente ho 12 cognoni. Ah! Come mai? Sono sposato da 10 anni. Ah, ma ha detto che erano 12, due li avevo già io. Ma un giorno un signore anziano, ma faceva tenerezza, il dottore gli fa, ma lei cos'ha? Dottore, io tutte le mattine alle 9 faccio la cacca. E il dottore gli fa, ma no, bene. Eh sì, ma io mi sveglio alle 10. Cioè, si è cagato addosso il vecchietto. Ma c'è un ospedale psichiatrico qua vicino? No. Madonna, oh. Poi c'era un'altra. Malattia ossessiva, l'avete mai vista? Due genitori hanno portato la figlia che da 3 anni mangiava l'intonaco della cucina. Ma io dico, cazzo, ti svegli al mattino, vedi che manca un pezzo di controsoffitto, ti farai delle domande. Chi chiama l'amministratore, c'è una perdita. La figlia è tua sporca di bianco che gira per la casa così. Ma guardiamo delle robe. C'è quell'altro che ti vede per strada e fa, madonna, ma come ti vesti? Ma come ti vesti tu? Sembri una melanzana, cazzo. Mi viene a criticare a me. Sepolti in casa, l'avete mai visto? È la storia di mia mamma, lei c'ha tutto. C'ha dei sacchetti di cielo in una stanza. Un giorno facevo così, è uscito mio cugino, che era 22 anni che non lo trovavamo. Ha detto grazie, libera tutti, giocavamo a nascondino, l'abbiamo perso tra la roba. Oh! Quell'altra, Home Edition, l'avete mai vista? Quelli che gli distruggono la casa e poi piangono. E ho scoperto perché piangono. Perché quelli dicono, cazzo, era l'ultimo giorno di mutuo che ho pagato, guarda. Poi gli fanno le stanze a tema, hai visto i bambini? Allora ti ho fatto la stanza con Excalibur, col ponte levatoio. Pensa alla prima volta che invita una donna a quella a casa. Ciao, voglio fare amore, un attimo, tiro giù il ponte levatoio. Ma che cazzo fa? Quell'altro tutto vestito da Indiana Jones, ve lo ricordate quello? Andiamo a vedere cosa fa il cobra. Che tu da casa dici, ma fatti i cazzi tuoi. Ma il cobra stesso lì che dice, non venire a rompermi il cazzo a me. Oh, è morto perché l'ha morso un cobra, è una roba del piano. 50.000 lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me. Allora,
Non sono mai stato ipocrita, voglio essere sincero. Sono, per quanto mi riguarda, il mio lavoro fuori dalla crisi. Non so chi abbia mai visto il mio spettacolo 4 anni fa, non avevo tutta questa scenografia. Guardate la scritta, la rubo a Gucci in Monte Napoleone. La pie dei parcheggi delle città dove vado. E questi 7 meravigliosi artisti e musicisti sono la Zuraski Band! Don't believe me, just watch. Mi alzate più qualcosa qua, pago la differenza, se mi alzate qui, porca troia. Sono arrivati 2 adesso. E vi fidate di quello che ho detto o ricomincio? Dai, sedete. Non sono neanche di questo teatro, guarda, cercano il posto, ma... Buonasera, come mai? Qual è stato il problema? Niente, parcheggio. Vabbè, c'è l'acqua, quella, i panini, in gita sono andato. Buonasera, benvenuti, facciamogli l'applauso. Oh, adesso mi sento. Andiamo alla spiegazione del titolo, un titolo forte. Qua i Power Ranger, qui, i Simpson. Come si intitola il programma di questa sera? Niente, gira la droga e... Perché la gente vede il mio faccione sul biglietto e ne frega un cazzo di come si intitola. Ci ho messo dei mesi a studiare il titolo, ma andiamo a vedere poi, c'è poi. Saluto anche quelli da 1 euro là in cima, come va? Ciao ragazzi, ciao. Ma questi dove... No, ma c'è anche qualcuno in galleria qui nella metro. Dove scendete voi? Primaticcio. Scomodissimi, sono così tutto il tempo. Domani vedrai una cervicale. Dove sei stato? A vedere Putin. Siccome c'è gente là sopra che... Non riesco a farmi capire da questi qua. Allora, andiamo parlo con voi, ok? Spiegazione del titolo. Il titolo è Intolleranza Zero, un titolo forte. Madonna, di cosa ci parlerà Pucci? Di politica? No, perché non voglio che la gente si possa schierare, essere contro o a favore delle mie idee. In più, la politica di oggi è talmente semplice, perché è basata più che altro da tanti anni sull'immigrazione, sui matrimoni civili. E io stasera mi aprirò un po' come un libro aperto, vi parlerò anche della mia sensibilità. Per quanto riguarda l'immigrazione, sto facendo con tanto orgoglio un'adozione a distanza, da 8 anni. L'unico problema che credo che avrò, che magari signora, quando questo ragazzo compirà 18 anni, un giorno mi citofonerà, mi dirà ciao, sono Abdul Salam Lachetalachella, gli dirò ciao, guarda che l'adozione era a distanza, che vuol dire che... No. Non mi fraintendete, nel senso che noi di Milano la viviamo con frequenza. Io abito a Niguarda, nella mia zona, ormai siamo anche amici. Quando faccio la piazza di Piazza Istria c'è sempre uno al semaforo che mi bussa. Siamo amici, signora. L'altro giorno mi ha detto, amico, sono 3 giorni che non mangio. Gli ho detto, male, bisogna sforzarsi un pochettino. Un altro mi ha detto, mi dai 1 euro che ho fame? Gliel'ho dato, cazzo, se l'hai mangiato, si è mangiato l'euro. Tra l'altro ho degli amici immigrati con cui giochiamo sempre a calcio al mercoledì sera, a calcetto. Sono delle cose di questi ragazzi che, vi dico la verità, non mi vanno. Non sono mai stato ipocrita con loro, perché andiamo a giocare a calcio, finito, andiamo in doccia, sotto c'hanno delle sciabole di questa dimensione. Allora, se si vogliono adeguare a noi italiani, devono sapere che abbiamo il gamberetto della salsa cocktail. E poi sono dei maleducati, perché un giorno ho visto che l'acqua della doccia mi stava salendo fino al ginocchio, perché lui aveva il cazzo sul tappo, allora gli ho detto scusi. Wow, I feel good. Non era il mio, di quello là della... Quindi intolleranza zero, vi parlerò di tutte le intolleranze che ho acquisito nel corso dei miei 53 anni. Ormai all'alba dei miei 53 anni mi sono accorto che c'è più del mio passato da analizzare che del presente e del futuro che verrà. Non arriverò mai a 106 anni, me lo auguro, non so per quale motivo. Se vado indietro c'è un sacco di materiale dietro su cui studiare ad analizzare la mia persona. Quindi per tutte le cose per cui sono prima stato costretto a essere tollerante, sai quando dicevi sì anche quando in realtà era no, ora sono stufo. Ma dalle piccole cose, quello dell'operatore telefonico che mi chiama 3 volte alla settimana e c'è sempre una straniera. Buonasera! Vuole fare io lo San Marino prima di yesterday? E cazzo dici? Se li chiami tu ti metti in attesa. Allora anch'io, dico, un attimo le passo il titolare, schiaccio il viva voce e comincio. Turu tu tu tu, turu tu 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 tu, turu tu 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 tu. Lei va, pronto, un attimo! Intanto io faccio la doccia, cago, faccio quello che devo fare. Era 10 giorni che non mi chiamava nessuno, li ho chiamati io, gli ho detto tutto bene?
Yeah, Sky, accendi le luci, forza, Lucifero. Tecnico delle luci. Allora, hey Sky, stai guardando la partita, appena viene una pioggerellina, comincia... Anche il film, vedi? Esce il numero verde. Il numero verde è lungo al di fuori del televisore. La chiamata va in Albania, ti risponde un operatore albanese. Buonasera, sono Antonio, operatore 1226. Lei ha Sky? Lui ha detto no, premium, e ho chiamato per rompere il cazzo. Certo che ho Sky. Aspetta, qual è il problema? Sto guardando la partita e non si vede più niente. Stacca spine di tutta la casa. Allora tu riattacca subito. Va? No. Bene. Prendi ascensore, vai giù condominio. C'è contatore di condominio. Fai una volta secca. Ta-ta! Tu metti il cappotto, la sciarpa, le ciabatte, scendi. Ta-ta! Risali. Va? No. Perfetto. Dove hai parabola? Nel culo, io ti ho nel culo. A seconda di dove mi giro vedo le fiction. In balcone. Vai balcone, tu tiri sulle tapparelle. Cosa c'è giù da balcone? C'è la città, c'è il mondo. C'è alberi? Sì, taglia! Sono stufo di quelli che guidano col cappotto incastrato fuori dalla portiera. Quando arrivi a una rotonda ti accorgerai che c'è qualcosa che tira, cazzo, apri sta portiera. Quelli che li vedi a Milano che camminano con la sciarpa d'inverno che tocca per terra, li vedi? Sono stufo dei codici, il codice PIN, il codice PUC. Il bancomat, devi ricordarti il codice, non puoi mettere sul telefono, che se ti rubano il telefono ti inculano i soldi al bancomat. Sono in banca e gli ho detto, non c'ho il bancomat, devo prelevare dei soldi. Lei ha il conto qui? No, però prima rubo dei portafogli e poi... Voglio 500 euro, un attimo devo chiedere. A chi cazzo devi chiedergli? Dammi i soldi. Vengo di là, vi ammazzo di botte tu, dammi i miei soldi. Mi fai una questione di fiducia. Ah, allora perché lasci la penna con la catenella? Sono stufo. C'ho una di sopra che a mezzanotte sposta i mobili tutte le sere. Ho visto in ascensore e gli ho detto, signora, ma scusi, perché sposti i mobili? Questa mi guarda e mi fa, era lei. Mia moglie a ottobre mi rompe i coglioni che rientra in casa, fa più freddo in casa che fuori. Ma che cazzo ne so io, stai in balcone, vattene a fanculo, stai in balcone. Tutti i giorni sta domanda. Voglio avere la libertà di quando esco dall'ascensore dire, sì, ho scorreggiato io in ascensore, sono stato io. È successo a tutti. Quando entri in ascensore che hai la bolla in canna, dici, madonna. Hai paura a schiacciare la T perché dallo sforzo senti, dici no. Durante il tragitto tutti che continuano in ascensore. Dici speriamo che quando esco non ci sia nessuno. Si apre, c'è l'assemblea condominale, sono tutti le... E fatelo l'applauso, qua lo volevo. Madonna. È proprio vera la cosa che invecchiando si diventa più sensibili. C'è un signore che ha 53 anni qui, per favore? Facile la domanda, mi guardano tutti. Qua? 53, buonasera, come ti chiami? Marco, allora, io ogni tanto la sera, prima di addormentarmi, ho delle immagini in bianco e nero della mia vita passata. Vado a riguardare delle fotografie di quando ero più sbarbato. Avevo dei capelli biondi, lunghi, in cashmere. Giravo per Milano, facevo anche il figo, sembravo Sandy Martin, People from Ibiza. Mettevo la testa fuori il finestrino, what you want, lo faccio adesso, mi viene la sinusite per 25 giorni. Ho dei peli nel naso al mattino, Marco, che non ho mai avuto, lunghi di questa dimensione. Inciampi, da camera mia in cucina, dico, che cazzo è il pelo del naso? Per toglierli bisogna usare quel macchinario che compri su Media Shopping, quello... Se non lo sai gestire, ti esce la punta di metallo nel cervello. Signori... Peli nelle orecchie! Ogni tanto mi sveglio al mattino, il portinaio mi aspetta e dice, sono Pucci, attenzione che stasera c'è la luna piena. Perché quei peli nelle orecchie, madonna, ma questa qua...
L'alimentazione come è cambiata? Con Marco, dov'è? Quando avevi 25 anni, andavi a mangiare fuori con gli amici. Se arrivavi al ristorante e non c'era ancora il portapane, chiamavi il cameriere: ehi, veloce, porta, veloce, porta il pane con il piatto con l'olio che puccio il pane, dai, veloce. Faccio una pizza a spicchi, falla a parallelepipedo ai triangoli isosceli, portalo in fregocato. Cosa c'è di prima? Maccheroni, quattro formaggi, spaghetti allo scoglio, portali tutti e due, faccio un pastone, veloce. Di seconda cosa abbiamo la paillard di vitello, il bue, l'asinello, portalo, gli strappo le corna, gliele ciuccio, cazzo, portalo tu. Patatine al forno, fritte all'esse, tutte e tre. Carciofi saltati, lasciali saltare, portali qua, poi qualcuno li prende, portali. Dolci, tirami su, Santa Lore, vaffanculo, anche la Santa Lore. Profitero, quattro palle, no tre, ne voglio quattro. Limoncello, doppio, mirto, caffè corretto, fa cagare. Uscivi alle 4 del pomeriggio, mentre camminavi facevi un ruttino. Basta, stavi da Dio. Io abitavo con mia mamma, mi svegliavo la notte, nudo, correvo in cucina, non c'era il microonde, aprivo il frigorifero, c'era la trippa da 7-8 giorni dentro. Con le mani così. Adesso ogni tanto mi sveglio la notte che ho fame, ho un pigiama in pile allacciato fino al collo. Metto giù il piede e cerco le ciabatte della Fonseca. Quelle sono stronze, sono vive. Tu le lasci alle 8 in una posizione, alla notte senti. Cammino nel corridoio, non accendo neanche la luce, faccio le scintille col pigiama. Non apro più il frigorifero, apro la credenza, prendo un cracker integrale e 5 cereali. Un goccio di miele d'acacia sopra, l'acqua fuori dal frigo. Se ne bevi tanta così del frigo, ti caghi addosso in un secondo. Le più informate sull'alimentazione anche in questo campo sono le donne, perché dal 25esimo anno loro devono cominciare la dieta, vogliono morire, vogliono stare magre nella bara, belle comode. Mi propongono le diete in continuazione. Andiamo a mangiare il sushi, io non so neanche che cazzo mangio, ordina lei. Allora mi porta due karakiri, due shakiri, quello dell'Inter. Il wasabi, un giorno involontariamente mi sono toccato gli occhi, da casa mia vedevo Genova, così. Ma che cazzo è il wasabi? Mi cucina i broccoli sono l'unico ortaggio che puzza di più mentre lo cucini che quando lo scorreggi, è una roba impressionante. I broccoli, oh! Marco, che lavoro fai? Ti ricordi? Vuoi fare una chiamata a casa? Eh? Commerciale. Tutto, tutto il commerciale del mondo è tuo. Che ora, domenica puoi dormire? A che ora ti svegli? 11. Di 11, che cazzo te ne frega? C'ho 11 nello spettacolo, tu rifacciamo la domanda. A che ora ti svegli? Bravissimo, alle 11, immaginavo. Percorri il corridoio. D'inverno hai il pigiama, la prima cosa che fai, tanto non ti vede nessuno, mano dentro noi maschi, e dici: Madonna, come sono calde stamattina. Se gli metti la stagnola, sembra le patate alla brace. Tua moglie è già in cucina e dice: amore, mi fai un caffè? No, ma tu sei cretino. Al mattino devi fare una buona colazione, che ti dà l'energia per tutta la giornata. Parliamoci caro, la colazione per bene la fai solo quando sei in vacanza in albergo, che sempre lei entro le 9:30 ti dice: dobbiamo scendere che portano via tutto. Scendi, trovi l'uovo, la cocca, la chicca, la cacca, il crudo, lo specchio, il salame, il pane dei tos, lo metti dentro quella macchina, ora che esce è finita la vacanza, stai 4 giorni così. Succo di frutta, pompelmo, arancia, ace, io pensavo fosse una candeggina, è un succo di frutta. Ti insegna lei, allora al mattino appena ti svegli, lo faccio da 3 anni con una mia amica, sto da Dio. Devi bere 1,5 litri di acqua bollente, spremi dentro un bel limone e un pezzo di zenzero di queste dimensioni. Fino a 3 anni fa lo zenzero non sapevamo neanche che cazzo fosse. Ne hai mai mangiato un pezzettino crudo? Per 12 minuti in casa da solo fai. Lei dice: ma disinfetta, pulisci i pavimenti, non rompi il coglione a me. No. Voi donne dovete capire che noi maschi siamo più sensibili. Io spesso vado a Roma, prendo l'aereo presto al mattino, scendo dal letto, faccio pianino, perché se scendo di colpo con le molle mi esce dal condominio. Vado a fare la pipì, non la faccio centrale perché fa casino, tutto di lato, così. Vado di là a fare il caffè, quando esce che fa, io metto la mano sopra, c'ho il tatuaggio Bialetti qua. Lei ogni tanto si sveglia la notte che ha sete, si tira su con un addominale, con la maschera al centro, la vedi in penombra, si gira e mi dice: ho sete!
Un giorno gli ho dato l'acqua dei caloriferi, gli ho detto, tu bevi, te la fa culo, bevi. La domenica è l'unico giorno che si può dormire, mi dà fastidio. Alle 9 va a fare le pulizie. Abbiamo il folletto, il primo modello, quello che si accende ancora con la corda. Mentre dormo io sento, poi parte, contro le porte, per non farmi cazzo a me. Cattiva. Grazie a questo nuovo metodo di alimentazione si sono create varie correnti, come le correnti letterarie, no? I vegetariani, li rispetto, non danno fastidio, mangiano la centrifuga calda, li sedano finocchio, cazzi loro, la bevono loro. I vegani sono in mezzo a noi anche stasera, signori. I vegani non dormono la notte, hanno una fame della Madonna, non riescono a dormire. Verso le 11 li trovi sul naviglio con la pila che cercano il tofu, ma che cazzo è il tofu? Ti invitano a casa loro a mangiare, ciao, ti ho fatto un hamburger di soia, ma vai a far culo, hamburger di soia. Oh! Scusa, mangiano le gallette di riso. Marco, tu la mangi a giugno? A ottobre sei ancora in giro per Milano con la galletta. Io li uso come sottobicchieri, quando viene la gente li metto. Marco, sei sposato? Da quanto tempo? C'era Giolitti, presidente del consiglio, ti ricordi? C'è una coppia fresca, siete insieme da poco voi, quanto? Eh? 10 età, convivete? Lui dice, boh, lei... No, ai primi tempi si faceva l'amore, bastava sfiorarsi. Oh, c'è quella roba delle posizioni, metti la testa nel frigorifero. Le prendevi le tette anche, toh, così. Finito di far l'amore, gli dava anche una bella pacca sul culo, lei si girava, Madonna, ma cosa fai? Falla adesso dopo 25 anni, gli dà una pacca sul culo, bastardo, ti denuncio! Ogni tanto la mia la cerco col piede, dico, amore, lei, scusa, no, non è serata. Perché? Le dico, sono in fase preciclo. Se non sono discreto, quando ti devono arrivare? Fra 3 settimane. Poi finito il ciclo, c'è il motociclo, c'è la Milano Sanremo a casa mia, sono tutti in giro con la bicicletta. Marco, si dorme meno, man mano che diventi anziano si dorme meno. Una volta dormivo, andavo a letto alle 3 di sabato mattina, dormivo fino alle 12 della domenica, mi svegliavo tutto gonfio, stavo bene, vero no? Adesso ti svegli alle 7 del mattino, accendi la televisione, pubblicità. C'è quello che tira sui vecchi con la poltrona a schiacci, pum, ti tira sul vecchio così. Poi ci sono quei due bergamaschi, allora vengo a casa tua, ti spacco il bagno, zio cantante! In 7 minuti ti faccio una vasca di 28 centimetri con lo sportello. Io dico d'accordo, ma io quando riempio la vasca, dopo devo entrare, se apro lo sportello, perché mi pongo dei quesiti mentre le guardo queste cose. Sono andato al dottore, gli ho detto, dottore, mi dia una pastiglia, voglio dormire 12 ore. Le do l'Endormin, non la prenda tutta perché è fortissima, è grande come l'unghia di un mingolo. Io non ho mai voluto ascoltare nessuno, sono alto 1,84 m, peso 95 kg, ho detto la prendo tutta. La prendo in cucina. Arrivo in bagno per lavare i denti, prendo lo spazzolino e comincio. Fammi arrivare nel letto. C'ho la mamma di 83 anni che vive da sola, mi guarda, siccome ha paura, le ho messo l'allarme e le inferriate, ma malgrado questo, lei quando va a dormire mette tutte le pentole sulle maniglie delle porte. E per dormire prende 20 gocce di Minias. Sono quelle che usano per operare la gente a cuore aperto in Nigeria. Una sera non trovavo le mie chiavi di casa, ho trovato quelle di mia mamma e ho detto vado a dormire da lei che le faccio anche compagnia. Apro, sento. Perché le mette a tempo, riesce a farle cadere in modo che abbiano... Ho detto, ho svegliato la vecchia, vado di là, apro. La sveglio e le dico, mamma, se prendi queste gocce qui, anche se viene dentro il nero di WhatsApp, che ti vuole volentare 2 o 3 ore, non senti un cazzo, gli ho detto.
questa sera sarà più o meno un compendio della mia vita artistica e privata. Nel senso che a voi poco interessa di quello che capita nella mia vita privata durante il pomeriggio. Alla sera io, quando salgo su questo palco, devo farvi ridere perché voi avete pagato giustamente il biglietto. Però vi racconto che, come l'operaio e l'impiegato di un lavoro normale, io ho gli stessi sogni e desideri, in quanto ritengo di essere un operaio e un impiegato della comicità. Sto pensando ultimamente a quello che con 3 euro ha realizzato 180 milioni di euro al Superenalotto, con 3 euro. Se dovesse capitare a me, che sono nel letto, che sto leggendo i 6 numeri, la prima che si accorge è mia moglie. Chiudo il telefono, mi giro. Mi scusi se non mi ricordo il nome, ma le faremo sapere con l'avvocato, prego. Ma se fossi l'operaio, quello che lavora da 25 anni in fabbrica, che si sveglia alle 5 del mattino, mica mi licenzierei. Arriverei mezzogiorno meno 10, una canottiera tutta sporca di sugo, 2 zoccoli da infermiere, uno blu, uno verde, un bermuda con un coglione fuori, lo pelo bene, arrivo così, buongiorno, senza ipocrisia, mi comprerei un Rolex col cucù, voglio che alle 4 esce uno, va cucù e rientra. Ma sì, dai, fatelo, un po' di rivincita, oh! Mi comprerei un aereo della Pucci Airline con delle hostess fighissime brasiliane che, appena mi vedono in lontananza, tenge patange tenzo patejo deo deo je patano. Organizzerei dei viaggi culturali, signora, per i miei amici, giusto che si nutrano di cultura anche loro. Estonia, Lettonia, Mosca, Santo Domingo, patata turlo in titolo. Ve lo giuro, compro la Juventus e la estinguo per sempre. Ma vi garantisco in tutta la mia sensibilità ed umanità che costruirei un sacco di ospedali per i bambini che soffrono nel mondo. Se fai bene questo lavoro, diventi automaticamente personaggio pubblico. Stasera ve lo spiego una volta per tutte chi è il personaggio pubblico. È quello che, giustamente, quando esci di casa devi essere predisposto alla gente che vuole la fotografia, ti stringe la mano, ti abbraccia, ti prende il cazzo e te lo tira. Io certe mattine esco già così, come va? Succedono delle cose strane. Certi ti fanno minchia Pucci, fai ridere. E di lavoro cosa fai? A uno gli ho detto: guarda, io lavoro alla NASA, i miei colleghi sparano i missili, io sparo le cazzate. Signore che ti fermano col passeggino, mi è successo 2 settimane fa, bambino dentro che dorme, sai che adesso il passeggino si ferma così, mi guarda e mi fa: dove t'ho vista a te? Sei di giù? No, Pucci, non ci credo. Gli ho detto: signora, con la C, non ci credo, no, non ci credo. Il bambino dormiva col ciuccio. La fa la foto col bambino? Sì. Sveglia il bambino, me lo dà in braccio. Il bambino toglie il ciuccio, guarda la mamma e le dice: che cazzo lo conosce questo qua? Io vedo marito e moglie per mano che mi riconoscono ma non sanno chi sono. Il marito molla la mano della moglie e urla per la strada: ciao! Vieni qui, c'è quello lì che fa il meteo su Rete 4. Se sei personaggio pubblico ci sono dei vantaggi negli acquisti. A Natale volevo comprarmi un trolley di Louis Vuitton. Sono entrato in Monte Napoleone, il direttore appena mi ha visto mi ha riconosciuto. Lo guardo e dico: non sta bene, chiamo un'ambulanza. No, ma si gira verso i colleghi, tutti maschi. Ragazze, il Pucci! Il Pucci!
Io ho detto, direttore, io ero interessato all'acquisto di quel trolley. Fa, madonna, ma che gusti che ha lei. Si capiva dalla TV che è un uomo di classe, che ha stile. Gli ho detto, ma che cazzo dice, c'è solo quello lì. Mi fa, signor Puccio, ho già parlato con la casa madre, il costo è 4.600, glielo lascio 4.500. Gli ho detto, per 4.500 glielo lascio anch'io, ho preso un minuto via. Quale mai? Andrei Vucinovic, sono di Serbia, ringrazio il popolo italiano di ospitalità, 22 anni vivo Italia, questa è canzone di mia famiglia gitana, di una cosa sono molto arrabbiato con popolo italiano, un vostro cantautore mi ha rubato melodia, lui cantava così. Parlava poco italiano, diceva mi gusta la salsa. Salsa? Signori, ma l'applauso va per la nazione dove abitiamo. Noi viviamo in una nazione meravigliosa. Chi viene non se ne va mai più. Viviamo in una nazione... Ammazzi uno, il giudice dice, ehi! Non fa... Guarda! Tu basta che le dici, ma scusa. Se arrivi in casa che c'è qualcuno che sta rubando, tu devi aprire la porta e dici, scusi, sono arrivato un po' prima. Il mio lavoro non è improntato solo nei teatri, da 26 anni che sono in giro ho girato grazie a questo lavoro tutta l'Italia con le convention, le serate di piazza. Ho trovato delle incombenze solo nella semplice pronuncia del mio nome d'arte, che è facile, Pucci, Palermo, Udine, Como, Imola, Finale. C'è qualcuno di Bari? C'è qualche barese? Non li fanno entrare, sì. Non... Ha chiamato questo proprietario di una grossa azienda di Bari, fa pronto! Pucci? Io ho detto no e ho messo giù il telefono. Mi richiamo, fa pronto, Pucci? Gli ho detto, non lo so, vediamo, mi dico. Ascoltami a me, gli ho detto, per forza, siamo in due al telefono, no? Se ne scende a bacio, faccio fare lo strato, prendo Luca Scegli, gli ho detto, guardi, io fino a Tirana non sono mai arrivato, se ci mettiamo d'accordo con gli orari dei gommoni, magari ci arrivo. Parto da Milano il 6 di novembre, un freddo devastante, sai quell'inverno autunnale nostro con la pioggerellina? Dico, un'ora di volo, il tempo sarà lo stesso. No! Arrivo all'aeroporto di Bari, cielo azzurro, un sole così, mi aspetta uno con la camicia aperta fino all'ombelico, il pelo brinato appoggiato fuori, la catena d'oro per chiudere lo scooter da 6 kg, sotto un Cristo di queste dimensioni, che anch'egli per i peli del petto ogni tanto mi guardava e mi faceva... Sono stato a Napoli, c'è un napoletano? C'è un napoletano, io amo i napoletani, anche se li conosci da un minuto c'è un folklore, sembra che ti conoscono da 20 anni, e urlano, continuano, bello, in coppa, e cazzo urli! Siamo messi d'accordo che saremmo scesi a Napoli in 3, è venuto a prendermi uno con la Smart, gli ho detto, ma scusa, siamo già 3 noi, mi fa, Pucci, non rompero cazzo, 2 li mettiamo attaccati fuori. Giravamo per Napoli con 2 legati con lo scotch da pacco fuori che si tenevano. Visto la situazione delicata, ho detto, guido io la macchina, primo semaforo rosso, ho frenato. Da dietro, pip, in gula mamata, la fessa esorta. Scendo e gli dico, ma che parole sono? Non vede che è rosso. No, questo è rosso fresco, c'è ancora 20 secondi per poter andare. Ho abbandonato la macchina, ho preso l'autobus, dopo un quarto d'ora sale uno con 2 pistole, fermi tutti, questa è una rapina, la signora a fianco. Maronna, meno male, pensavo fosse il controllore. È logico che noi di Milano queste cose le avvertiamo, noi siamo un popolo di esauriti, ce ne siamo resi conti o no? Noi quando sono le 8, guarda, le 8, sono le 8, tutti cominciano.
se prendi una fila non esci più. A uno gli ho detto, scusi, io devo andare a Fruttivendola. E no, ormai sono cazzi tuoi, ti trascina. Gli ho chiesto a uno, scusi, Salora. Sì! E se n'è andato. State al benzinaio, gli ho detto, mi controllo le gomme. Una, due, tre, quattro, ci sono tutte. Guarda i coglioni. Non ti non bagno, ti fa un caffè. E già in macchina. Tu esci, lo trovi in macchina, il cruscotto. C'è... Se abitiamo in un condominio, l'abbiamo fatto tutti. Devi prendere l'ascensore, ti accorgi che forse uno prenderà l'ascensore con te. Non lo vuoi, acceleri, continui. Se lui mette il piede, tu... Scusi, non l'avevo visto. Schiacci il piano. Non parli con lui, ti giri verso la scritta. Schindler, chilogrammi 2,80, max 4 persone. E dici, quanto peserà sto coglione? Io sono global. Quando un extracomunitario mi chiede una via, io gli rispondo nella lingua in cui lui mi chiede la via. Quindi dice, scusa, per favore, dov'è Corso Vercelli? Corso Vercelli. Corso Vercelli, dove cazzo è Corso Vercelli? Allora, amico, tu vai sempre dritto. Secondo palazzo gira. Lui, cos'è gira? Non capisco. Guarda mano, cazzo, gira. Gira e gira in tutto il mondo. Marco, non vado neanche più a mangiare fuori io, sono diventato pigro. Devi prenotare, devi vestirti bene, devi posteggiare la macchina. C'è un'insufficienza anche da parte dei ristoratori. Arrivi con tua moglie, ti apre la porta, fa buonasera. Due? Gli ho detto no, 39. Stanno posteggiando gli altri 37, anzi mi fa un bel tavolo a ferro di cavallo che arriva l'ancillotto a mezzanotte. Sono stufo. Ordini due pizze e margherite, torna dopo un quarto d'ora, fa margherita, tu gli dici, dica, vuoi sapere, qual è la domanda, mi dica. No, margherita, perché? Sono uguali, anche se fai così, lasciale lì, levati dal cazzo, lasciale. Da bene, aspetta, fatelo, lo fate. Ordini da bere, coca e birra, torna, birra, per me, coca. Io ho detto, bevo tutto io, devo morire disidratata questa qua. Se vai a prendere le pizze per portarle a casa, peggio. Tu arrivi, lui c'è il pizzaiolo, tu per educazione dici, buonasera lui, sì, buonasera, oh cazzo. Gli dici, mi fa tre margherite, due prosciutto e funghi, una quattro stagione e una booster e patatine per mia figlia. Lui fa il giro, ti guardi, fa... Le porta via? No, le mangio tutte qua adesso, mi fa una pigna, mi lascia anche la citrosodina per digerire dopo. Se inviti gli amici a casa a mangiare è peggio, perché alle 7:30 devi aiutare tua moglie a apparecchiare. Lei si mette da una parte del tavolo e comincia con la tovaglia. Noi maschi, che abbiamo due neuroni, perché siamo due rincoglioniti, il primo è la figa, la figa. Il secondo è soggettivo, non riusciamo a prendere sto cazzo di lembo della tovaglia. Lei continua. Poi ti dice, non farmi incazzare, che devono ancora arrivare gli ospiti. Che tu dici, voglio andare via. Lei fa l'incazzata, va di là in camera da letto, ma non ti lascia stare, lascia passare un quarto d'ora e comincia. Amore! E tu dici, speriamo sia facile la domanda. Mi fai un favore? Tu, porca di quella puttana. Mi prendi quella cosa che è lì dove ci sono tutte le altre cose che tengo io? Io chiamo i miei amici e dico, se vedete un lenzuolo, sono io che sto scappando. Poi dico, sto zitto, così pensa che magari mi è venuta un'emorragia o un'embolia, sto zitto. Lei va avanti. Non farmi venire di là, che la vedo io da qui. Qua volevo l'applauso, cosa? Se vengono gli ospiti a casa, devi aiutarla a pulire i bicchieri bene dentro all'interno col panno. Perché finché ci bevi tu, che c'è la lacrima e detersivo, che fai le scorrenge all'asta al limone, non interessa. Quando vengono gli amici, devono essere belli puliti. Odio gli ospiti che arrivano con i pasticcini. I pasticcini che ci piacciono più di tutti sono i cannoncini. Non mi portare quelli con l'occhio morto e il contadino, l'uva che mi guarda, mi ha rotto il cazzo. Voglio i cannoncini. Quando si è in 16, senti la gente che dice, Madonna, sono solo quattro i cannoncini. C'è gente che butta la forchetta apposta per terra, tutti chi ne raccoglierla, pam, t'ha rinculato il cannone. Se che mi cacci,
Poi c'è quello che durante la cena fa l'educato, tira indietro la sedia che ti riga tutto il muro che tu... Fa il giro del tavolo, viene di là e dice: scusa, permetti una domanda? Dice: dimmi caro, dimmi. C'è un bagno? No, come nel Medioevo, noi pisciamo dai balconi. Non venire più, figlio di puttana, non venire mai più, vattene via. Sono così nervoso perché sembra che succedano tutte a me apposta. 2 settimane fa ho perso la carta d'identità. Sono andato dai carabinieri, c'è un cartello, alt, farsi riconoscere. Suono, sento, buonasera, quanti ve ne siete? Mi sono adeguato, gli ho detto, me ne sono uno. Mi fa, qual è la motivazione? Gli ho detto, ho smarrito il documento d'identità. Allora è smarrizione di documentazione e dobbiamo fare la denunciazione. Le apro, si apre il portone, faccio 10 metri, arriva lui, chi siete? Gli ho detto, scusi, sono anche le telecamere, ho fatto 10 metri, cazzo, sono io. Mi fa, sì, la mando dal collega per la denunciazione. Arrivo, mi fa uno, si accomodi. Io ho detto, sarà un DJ della caserma che sta screcciando. Mi fa, no, è che lo spezzatino. Gli ho detto, ma che cazzo me ne frega a me dello spezzatino? Mi fa, lei come si intitola? Gli ho detto, la ragazza di Bube, un libro che ho letto nell'84. Mi fa, prima di procedere alla denunciazione, della smarrizione, della documentazione, voglio fare capire che noi dell'arma dei carabinieri abbiamo la fiamma accesa sul berretto e chiunque venga per depositare una denunciazione deve sentirsi protetto e tutelato. Avevo la schiuma, li ho appoggiati. Devo inoltrare prima 2 domande di sicurezza. Lei non ha un documento suo? Non si ricorda proprio dove l'ha smarrito? Gli ho detto sì, solo che tutti i giorni voglio creare 2 o 3 ore di suspense nella mia vita. Marco, non prendo neanche più l'aereo perché Milano-Roma 50 minuti, non è vero, ti prendono in giro. Devi arrivare 2 ore prima, c'è un percorso immaginario da fare. Se non c'è nessuno c'è la hostess di rappresentanti. Dice, signora, mi apre che non c'è nessuno? Le hostess una volta erano delle donne bellissime, adesso sembrano la signora Fletcher, hanno dei polpacci. Dice, signora, mi apre. E no, bello mio, l'ha fatto tutti, deve farlo anche lei. Tu dici, giusto, puttana maledetta, è giusto. Allora, arrivi fino a qua, devi dargli il colpo al trolley per prenderlo al volo dall'altra parte. C'è gente che lo lascia qui, poi di colpo fa... Odio quelli che al primo controllo non tolgono niente. Tengono il mitra, la bomba, il casco. Il macchinario fa... Si girano e fanno, sono io. Noi nudi con la foglia di Adamo, così. Arrivi all'uscita, ci si può sedere al gate, non si siede nessuno, tutti in piedi ad aspettare sulla linea quella bianca, aspettano la hostess che arriva col cantatù di Fiorello, il suo microfono, lo attacca, tutti sono lì così, la hostess fa la figa perché vede che tutti sono alle sue dipendenze, attacca il microfono e comincia. Il volo. Azzetta Antone, tira la presa di dire però pochi, di dire Tribini. Io a quella a fianco gli ho detto, scusi, che cazzo ha detto? Lui mi fa, non lo so, sono qua da 2 settimane, mi ha detto quella fecca. Poi prende un attimo di tempo, fa, ripeto, fermi! Il volo Zontini, di Nazare Miranini. Si accende una luce nel centro di soffitto, tipo Mejigori, e la gente parte a cazzo, senza sapere dove andare. Si apre la porta vetri, l'aereo è lì, stai per andare, la hostess di prima. Dove va lei? Non ho capito, scusa. Dove va? Nell'aereo. Deve prendere l'autobus. Ma è lì, faccio così, sono su. Prendi l'autobus, va, Lodi, Cremona, Sesto San Giovanni, stai in giro 40 minuti. Quando si ferma sotto l'aereo fa questo rumore qua. E uno dice, adesso si apriranno le porte. Niente, per 40 minuti. Con lo sguardo vai a vedere chi cazzo guidava, non c'è più nessuno, né da una parte all'altra, c'è una botola che sparisce dall'aeroporto. Hai visto la gente con quale pigrizia sale in aereo? Perché ci sono quelli che hanno il posto 24C, ma loro dalle prime file controlli 1, A e B, C e D.
2, A e B, C e D. Hai il 24, i numeri non è che li mette la cazzo, il 3, il 16, il 21. Sono in fila, vai in fondo! Quelli che aprono la cappelliera, che trovano pieno, rimangono col trolley nel corridoio. E dove lo metto? A uno gli ha detto, sono io lo steward, me lo dio, tiro giù il finestrino. Vattene a far culo, via. Non venire più, vai via, bastardo, non venire più. Ti siedi, metti la cintura. La prima cosa che dici è, ma anche quello che ha fatto i posti in aereo, quello davanti, fammelo 10 centimetri un po' più là. Quando quello davanti tira giù il sedile, pum, ce l'hai qui, ciao, come va, bene tu? Metti la cintura, i comandanti, quelli pigri, degli aerei low cost, li senti, cominciano. Buonasera. Oh, santo cielo. Sono il comandante Mario Franzulli dell'alleanza di Skywalker di Obi-Wan Kenobi. Stiamo aspettando l'ok dell'attore di controllo e poi voleremo un aereo. Se fossimo in treno, treneremo. Il comandante sa per regolamento che ogni 20 minuti deve rompere il cazzo a quelli che dormono. Tu stai dormendo, tranquillamente lui comincia. Sono ancora Mario Franzulli. Tu dici, dimmi Mario, dimmi. Volevo dirvi che stiamo sorvolando Pisa. Ma che cazzo me ne frega a me? La vedi? Vedi la torre? No, stai zitto! Vogliamo a 26.000 piedi, che uno comincia a dire, cazzo io ho 44 per 26. Fai tutti questi calcoli qui che non servono a niente. Come ultima botta finale dice, la temperatura esterna, che cazzo di notizia è? Come si dice, scusi, ho caldo, esco 10 minuti, poi rientro. Ti riaddormenti lui, a 20 minuti, Mario Franzulli, e urla sempre di più. Volevo avvisarvi che tra 20 minuti atterreremo. Ma non dirmelo, sto dormendo, che cazzo mi dico, quando sono atterrato scendo e basta, piacere averti conosciuto, ma te la fanculo anche tu. Atterri, da dietro c'è ancora qualcuno che parte con l'applauso, comincia, bravissimo, bravo comandante Franzulli, bravissimo. Stavo dormendo, gli ho detto, scusi, cosa è successo? No, ma Franzulli è atterrato, è stato bravissimo che Franzulli... Ah, come? Franzulli è atterrato, è stato bravissimo che... Ma è il suo lavoro, come mi ha portato su, in qualche modo mi deve riportare giù. Non è che al mattino io vado al bar e faccio buongiorno, mi fa il ginseng, bravissimo, fai il ginseng. Sul Milano-Roma ci sono quelli che hanno premura, li vedi che appena l'aereo tocca per terra partono dietro, io voglio uscire, voglio uscire, voglio uscire, devo uscire, devo uscire. E poi li trovi come dei coglioni sul nastro che non riconoscono la loro valigia, sono là così. Io ho sentito certe valigie quando vanno là sotto e dicono coglione ero io e rifanno tutto il giro. Stai per uscire, non è finita, c'è giustamente la guardia di finanza col cane antidroga, c'è il lupo da cocaina, lo riconosci perché ha gli occhi blu con la pupilla piccolissima, tutto sudato, con le sigarette nelle zampe, gli passi a fianco e ti fa. Poi c'è il lupo da hashish più tranquillo con le Clark, gli passi a fianco, ti guardi e fa Pucci, peace and love. Rust on my vibration. Oh, l'applauso. Marco, quando mi fermo a riflettere, tutta questa mia ira, non è che sono nato così, ci sono arrivato gradatamente, probabilmente anche i miei genitori nello sviluppo dell'educazione tante volte mi hanno provocato dei traumi, perché ora che sono genitore io mi accorgo che richiamo certe volte mia figlia per delle cose banali e magari è proprio lì che vado a lenire il suo sistema nervoso, troppo complicato come concetto, andiamo un po' più nella semplicità. Sono stato difficile. I miei veri problemi nascono dal matrimonio. Io dovevo accorgermi che sono andato a sposare dal primo appuntamento. Quando ero molto carino, l'ho chiamata e ho detto, amore, vengo a prenderti. Quando senti il clacson, scendi.
Lei mi ha detto: hai la macchina? Io ho detto: no, c'ho il clacson, vado in giro col clacson. A voi donne fa piacere sapere che uomini e donne sono diversi, fortunatamente, giustamente. Effettivamente noi maschi siamo strani. Se tu metti una maglietta bianca, una camicia bianca, un gilet bianco, la giacca bianca, sopra metti un cappotto di lana blu, alla sera ti spogli, hai la lana blu nell'ombelico. Da dove cazzo passa? Io dico, c'è qualcuno che quando cammino mi dice mettigliela, rimetti la lana nell'ombelico. Sono dovuto andare indietro, ho fatto un rewind, un percorso anche da uno psicologo per capire le cose che mi hanno destabilizzato. Partiamo da un presupposto, nasciamo già tutti nervosi, ma già da quando si è spermatozoi. Non so se avete mai visto i filmati degli spermatozoi quando devono raggiungere. Sono nervosissimi, vi dico, io la figa, voglio la figa. E c'è già una battaglia perché devi arrivare primo su 8 milioni. È una battaglia. Ti trovi in una pancia di una sconosciuta, devi stare 9 mesi lì, dici, madonna. Devo stare qua. Non c'è neanche Sky, vabbè. Se fai un parto sereno esci col sorriso, ma subito arriva un'ostetrica e ti gira, ti riempie di schiaffi, acqua fredda. Fallo adesso, ti do un calcio nel culo, vedi dove ti mando. L'impatto coi parenti, quando venivano a trovarti. Mio zio mi guardava negli occhi. Diceva, prendeva il pistolino e diceva, e di chi è? E tirava. E di chi è questo? E tirava. Se è attaccato, è mio. Io ce l'ho ancora lo zio, ogni tanto lo vedo in Porta Venezia, gli prendo il cazzo e glielo tiro fino in piazza. Voglio vedere se ti piace questa roba qua. Traumi! Uno dei primi momenti meravigliosi della mia vita. L'asilo. All'asilo avevo la possibilità di giocare per tutto il giorno con i miei coetanei, sia maschi che femmine, senza che nessuno mi desse fastidio. Avevo i capelli lunghi, mia mamma mi pettinava bene col gel, mi facevo un ciuffo, sembravo Adolf Hitler. Cestino delle merende, dentro 6 panini al cotto, 8 al crudo, 115 mandarini senza nocciolini. I formaggini mio, ve li ricordate? Non riuscivi a aprirli, allora rompevi la stagnola e... Ma ai miei tempi, signori, l'asilo era diverso, perché le maestre non picchiavano i bambini. Fatelo un bel applauso, signori. Poi c'è stato il primo giorno di scuola. Me lo ricordo come se fosse oggi. La mia era una famiglia che non è che navigasse nell'oro. Tutti i bambini avevano lo zaino di Akhtar o di Goldrake. Io avevo quello di Lady Oscar di mia sorella. Mia mamma era una precisa. Il primo giorno si entrava alle 8, ma lei già alle 5 del mattino... E dicevo, scusa mamma, ma se a scuola si entra alle 8, perché mi svegli alle 5? Stai zitto, bastardo, ti lascio in un campo rom. Vai in bagno, lavati bene, fai la faccia, la mano, la dente, le orecchie, fai la caca. A me alle 5 del mattino la caca non mi scappava mai, stavo delle mezz'ore a spingere, mi uscivano le vene di Logan di X-Men. Dopo un'ora dicevo, vado a prenderla io. Mia mamma aspettava in cucina col latte che lo scaldava sull'Etna. Non potevi prendere il bicchiere in mano, ti si scioglievano le falangi delle dita. Si formava una cremina di un centimetro, diceva, bevi di un colpo che è tardi. Bollente, lo buttavi giù, sentivi, bruh, dicevi, mamma, adesso mi scappa una canca. Ormai è tardi e dobbiamo andare a scuola, non sono mai riuscito a cagare a casa mia. Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai. Io ho ancora dei traumi, certe volte mi sveglio al mattino, alla notte, dico, apro la quadra, chiudo la tonda, XY fratto 2 uguale trix meno trix uguale a frax. Ma che cazzo serve? Quando la usi? La graffa, riuscivi a aprirla, non riuscivi mai più a chiuderla. Con la gomma bucavi i fogli per rifare la chiusura della graffa. Ti insegnavano in geografia che il fiume più lungo d'Italia è il Po, tutti i giorni, quindi... Tu conoscevi una, ciao, vuoi far l'amore? Sì, però sappi che il fiume più lungo d'Italia è il Po. Pi greco per 3,14, che cazzo me ne frega a me?
Sono stato in Grecia, neanche loro lo conoscono sto pigre. Io vado a prendere mia figlia per portarla a scuola al mattino, c'ha uno zaino. Dico, amore, cosa c'è dentro lo zaino? No, papà, abbiamo educazione fisica, facciamo equitazione, scherma, nuoto. Noi la pertica, un cazzo di tubo d'acciaio, sai! Scendevi sull'uccello di fuoco! Delle vesciche qui che andavano via solo con la vicetalomina. Il quadro svedese, sono sotto io in Svezia, neanche loro sanno che cazzo è il quadro svedese. Dovevi continuare ad entrare e uscire da questo quadro, perché? In seconda elementare, educazione artistica, musica. Signori, il 1° gennaio su Rai 1 c'è il grande concerto di Vienna di Capodanno in Austria, con 120 tra i migliori musicisti al mondo. Hai mai visto uno suonare sto cazzo di flauto? Non c'è. Ma anche quello che ha fatto il flauto è un bastardo, perché le prime 6 note le facciamo belle dritte, l'ultima per rompere il cazzo, metti la storta. Al pomeriggio tutti all'oratorio, però se tu a maggio avevi il saggio, devi stare chiuso in camera da letto con le tapparelle giù a ripassare. La canzone che abbiamo imparato tutti è questa. Marco, i bambini di adesso sono fortunati. Si vestono come vogliono loro, vanno su Amazon con il carrello, riempiono i colori, le scarpe, fanno quello che vogliono. Noi, i primi 7 anni della nostra vita, siamo stati tutti condizionati ad indossare questi. Lo sporco rimaneva 7-8 mesi nel primo buco. Io andavo a fare la doccia, mi guardavo i piedi e dicevo, cazzo, c'ho 7 dita. Le calze, quelle bianche contenitive di 3 misure inferiori, in modo che la ciccia del polpaccio uscisse dal buco. Non ti arrivava sangue al cervello fino alle 4 del pomeriggio. Poi a un certo punto non ce l'ho più. Si arrivava a casa con raffreddore. La mia era una famiglia di Veneti. Prima di andare a letto, latte e cognac. Tanto latte così, una bottiglia di vecchia Romagna. Arrivavo a scuola al mattino. Ah, come sei a Fioldon Canti e Tomare? Se il raffreddore non passava c'era il trauma della notte, perché ti facevano dormire fino all'una. Poi all'una sentivi che si apriva la porta del frigorifero, sentivi, dicevi no. Vicks Vaporur. Ti tiravano sul pigiamino. Mio padre imbeveva le mani in questo unguento, mi massaggiava dal collo fino sotto i coglioncini. Respiravo così bene, tiravo giù l'intonaco di quello di sopra. Sembravo la morte nera di Guerre Stellari. Mentre dormivo sentivo una voce nell'orecchio che mi diceva: e che la forza sia con te. I bambini di adesso non hanno più le malattie, quelle semplici che avevamo noi. Io certe mattine mi svegliavo l'occhio giallo, pieno di croste, pus. Andavo in cucina e dicevo, mamma, cosa è successo all'occhio? Un orzaiolo. E cos'è l'orzaiolo? Un colpo d'aria. E quando l'ho preso? Stanotte. Ma se sono andato a letto che era tutto chiuso, chi è che mi apre apposta la finestra per farmi venire sto cazzo di orzeo? Ma c'è il rimedio della nonna, devi guardare dentro la bottiglia dell'olio per 10 giorni. All'oratorio tutti giocavano a calcio, io con sta cazzo di bottiglia dell'olio sacco. Marco, ai nostri tempi si giocava a calcio nei cortili, con i cappotti facevi le porte, falli, botte della Madonna. Io tornavo a casa con l'occhio nero, mio padre mi faceva l'altro perché dovevo imparare a stare in mezzo alla gente. Dei falli, un giorno sono tornato a casa con la tibia esposta, i tendini fuori a salice piangente, la rotola in mano, mi amma in cucina e io, mamma, secondo te dobbiamo andare in pronto soccorso? Mia mamma mi guarda e dice, ma va, vieni qua, ti do un bacino sulla bua e ti passa tutto. I bambini essi sono dei rincoglioniti, appena c'hanno una sbucciatura, ahia, la mamma come il papà, il dottor House in sala operatoria. Sono dei rincoglioniti, qua volevo l'applauso, qua. Oh! Vogliamo parlare di bullismo? Ai miei tempi il bullismo non c'era, perché se io mi permettevo di fare quello che ha fatto quel ragazzo davanti al professore, tornavo a casa, mio padre guardava il crocefisso e gli diceva al palestinese, scendi, e mi metteva a me. Oh! Prendevo una nota, stavo chiuso 5 giorni in box da solo. Adesso i bambini, sono ciccione, mi prendono in giro. Quando ero ciccione io, anche a me mi prendevo in giro, me li mangiavo.
e non li cagavo per 3 giorni, così imparavano. I bambini per mangiare adesso hanno bisogno dell'iPhone 10, guardano Netflix. Netflix. Sei abbonato a Netflix? Noi avevamo l'Allegro Chirurgo. Gli toglievi l'ossicino, suonava il naso. Un giorno gli ho tolto la clavicola, lui mi ha guardato e mi ha detto: sì, ma senza pile sono capaci tutti. Vado a prendere mia figlia, c'è il figlio di un mio amico. Cosa prendi per merenda? Ma io vorrei un kebab. Ma che cazzo è il kebab? L'unico animale che nasce già con un palo d'acciaio nel culo, appoggiato così. Noi avevamo pane, burro, zucchero e marmellata. Ogni tanto 2 cucchiaini di Nutella, non di più, se no veniva l'acetone. Ancora oggi non so che cazzo è l'acetone. Per i bambini adesso arriva l'estate, ci sono le zanzare, devi areare bene l'ambiente, metti la piastrina all'eucalipto della Norvegia inferiore che fa respirare il broncheolo e l'alveolo. Quando eravamo piccolini noi, luce accesa, ciabatta di pelle del papà, impugnata dalla parte del tacco perché era in sughero, era la più rigida, sul muro c'erano i morti della sera prima. Signora, al mattino, se si sveglia che il bambino c'ha prurito, c'è il prodotto della Netflix che fa passare il prurito. Io mi svegliavo al mattino, avevo 80/200 punture di zanzare. Mia mamma mi adagiava sul tavolo in cucina, prendeva il cacciavite a stella. Mi doveva fare la croce di San Pancrazio. Il bagnetto i bambini lo fanno tutti i giorni. Noi solo il sabato. Dopo scaccia pensieri sulla TV svizzera. Tutti nella stessa vasca. Partiva mio padre per fare la schiuma col Vim e lo spazzolone. Rosetta dentro mia mamma. Nonna! Rocky, scale il condominio, tutti dentro. Toccava a me, mi sembra di essere alle terme di Saturnia. C'era 1,5 metri di terra così. Noi genitori oggi abbiamo un dialogo con i nostri figli. Forse un bene. Mio padre lo incontravo ogni tanto al pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, nel corridoio, passava e mi faceva: beato a te che non capisci un cazzo, finito, il discorso era finito. O se no mi diceva: te do 2 schiaffi alla volta finché non diventano dispari. Dicevo: come cazzo fa? Mia figlia a 13 anni sta diventando adolescente, me ne accorgo giorno per giorno perché muta. Noi maschi diventavamo adolescenti dalla notte quando andavi a dormire al mattino quando ti svegliavi, in quelle 8 ore. Io andavo a letto, ancora avevo la vocina. Ciao papà, ciao mamma, sono l'anima della famiglia, sono il bambino per bene della... Verso le 9:30 l'atmosfera a casa mia era tutte le sere più o meno questa. Dalla cucina sentivi: presenta la... Dopo mezz'ora andavo di là e dicevo: mamma, papà, sono pronto per affrontare la notte. Mia mamma era una cattolica, prima di andare a letto bisognava dire le preghiere. Mi metteva la mano sulla testa e mi diceva: e nel percorso della notte verrai protetto dall'arcangelo Gabriele. E come dicevano i farisei, dalla lettera dei Corinzi. E io: ancora sti cazzo di Corinzi che mi scrivono una lettera a me tutte le sere. Neanche li conosco io. Sono stato anche dal custode, gli ho detto: c'è qualcuno che si chiama Corinzi nel condominio? No, allora perché continuano a scrivere? Mi accorgevo che stavo diventando adolescente il mattino, appena sveglio. Pigiama a forma di tenda canadese. Andavo a dare una controllata tirando giù il pigiama, un gatto, mai visto. Sentivo che avevo cambiato la voce parlando con mio padre. Ciao papà, c'è la figa, il whisky, la sigaretta. Mio padre, è arrivato il demonio. Marco, mi facevo dalle 2 alle 19 pippe al giorno. Consecutivamente avevo delle occhiaie e mi sembrava, mi cercava il WWF di Mompracem.
Bastava vedessi in lontananza un collante nero con la scarpa col tacco, mi chiudevo. Non ci si poteva chiudere in bagno. Un giorno mi ha aperto la porta di colpo e mi fa: cosa fai? Ho del prurito. E ti gratti così veloce? Il prurito è mio e vado alla velocità che voglio io. Aspettavo il sabato sera, c'era Fantastico 6 con Pippo Baudo e la Raffaella Carrà. Verso le 11 la Raffaella Carrà usciva per l'assolo, metteva il body con le calze nere, usciva, faceva tanti auguri e io... Un giorno ho accompagnato mio padre in banca, c'è stata una rapina. Due col collante nero in testa. Marco, i ragazzi adesso sono fortunati perché ci sono le MILF. Ai nostri tempi c'erano le vecchie. Ci si incontrava a gruppi di adolescenti, come va? Pieno di vecchi a Milano, ci sono le vecchie. Si sentiva l'odore tipo Twilight. Da Sesto San Giovanni a Milano, la vecchia, c'è la vecchia. Ci incontravamo fuori dall'oratorio, c'era uno che se le faceva tutte, un certo Osvaldo. Prima di entrare in oratorio c'era un summit. Come va Osvaldo? Lui ha... è pieno di vecchie, con l'esperienza. Quella che ti stai facendo adesso, quanti anni ha lui? Ha 48. Mi ricordo che io gli dissi: cazzo, potrebbe essere tua madre. Lui mi disse: invece è la tua. Sono delle cose che dimentichiamo, non si sa per quale motivo. Provate a pensare alla prima volta che abbiamo fatto l'amore, è una cosa che abbiamo rimosso. Per 5 secondi adesso parte il timer, ricordatevi la prima volta che abbiamo fatto l'amore, da ora, vai. Chiusi gli occhi. Che emozione. Mentre ti stavi baciando, la donna a un certo punto diceva: oh, facciamo l'amore. Tu dicevi: non ho capito. Facciamo l'amore. A che ora? Siamo sempre stati dei rincoglioniti. Se avevi la possibilità di andare a casa e consultarti con un tuo amico che l'aveva già fatto, lui ti spiegava. Cioè, come si fa lui? Allora, nudi nel letto. Tu le prendi i polsi bene, glieli stringi, la guardi negli occhi e pum, colpo secco. Che se anche va giù dal balcone fa niente, dagli un... Dicevo, speriamo di non farlo da mia mamma che mette la cera per terra, minchia, non vorrei che mi parte. Ti diceva: ehi, tu li sai fare i preliminari, eh? I preliminari, sì, li so fare. Cosa sono i preliminari? Devi arrivare nei primi tre in campionato. Non fare il cretino, i preliminari devi limonare. Sei capace di limonare? Sì, sono capace di limonare. Come si fa a limonare? Le tengo i polsi ben stretti. La guardo negli occhi, metto una brocca con dei limoni, do un colpo secco, prendo la brocca e la faccio girare così. Ma no, scemo, con la lingua, allora gli prendo la testa e la metto dentro la brocca, faccio girare così, poi dico colpo secco. No, con la tua di lingua, allora metto la testa dentro le mie brocche, faccio così, faccio colpo secco. La prima volta che ci siamo baciati alla francese, io non ero capace. Entravo, sembravo Aramis dei Tre Moschettieri, con la lingua. Anche di lato. La prima volta fu traumatica per noi maschi. Mi ricordo, Marco, sono sincero, la mia prima volta, 48 secondi. E mentre mi rivestivo facevo anche il figo, la guardavo e dicevo: hai capito o no? Il trivella di Niguarda. Mi ricordo che le dissi: ti è piaciuto? E lei: se aspettavi che mi toglievo il collante. Le donne sono più furbe, Marco. Questi due ragazzi, 10 anni che siete insieme, se non sono indiscreto. Tu come ti chiami? Eh? Barbara, tu? Eh? Iari, come la Toyota. Ah, quella è Iaris, col genitivo sassone. Capito che so anche cos'è il genitivo sassone. Non è che sono proprio un coglione.
Iari, se non sono indiscreto, avete mai fatto l'amore in macchina? Lui dice no, lei sì, eravate insieme, sì o no? Voglio spiegarti quanto è forte e furba la donna. Quando tu la portavi in una viettina buia, la prima volta, lei sapeva benissimo per quale motivo si stesse andando lì. Ma faceva la gnorri, guardava fuori e diceva, non capisco questa via. Alla 1:30 questa via non la capisco. Noi già col jeans giù, che lei guardando ti diceva, come mai il jeans giù? Devo prendere aria al cazzo, alle 2. Per voi donne, far l'amore in macchina è sempre stato comodo, perché dove siete sedute, rimanete. Noi a un certo punto dovevamo fare il tragitto. Negli anni 90 c'era il cambio da 1,10 m, dovevi stare attento che non ti entrasse nel tamarindo. Allora lo lasciavi in folle, perché nel caso in cui succedesse era anche un po' più morbidino. Gamba destra incastrata tra il freno e l'acceleratore. Mentre facevi l'amore ti usciva il sangue delle caviglie, sentivi. Ginocchio sinistro, incastrato tra il sedile e la portiera. Là in mezzo ci sono dei ferri che solo noi maschi sappiamo il dolore che si prova. Braccio sinistro, vetro di qua. Con l'umidità che si creava, spesso il braccio andava via. Allora devi dargli il colpo a cucchiaiella. Di là non arrivavi da nessuna parte che devi l'ausilio alla cintura di sicurezza, ti rimaneva il braccio senza sangue dal gomito in giù. Dovevi fare anche una prestazione decorosa, era la prima volta. Il cervello doveva rimanere concentratissimo, doveva far andare i quattro arti, più lui doveva rimanere bello arzillo. Nel buio andavi alla ricerca, dicevi, dov'è? Sarà qua, dov'è? Una volta ho sentito del caldo, ho detto, è qua. No, era il posacenere, l'ho lasciato dentro. Si partiva tutto scordinato. Lei dopo 10 secondi, proprio per darti fastidio, amore, devo dirti una cosa. È importante, perché c'ho già un crampo qua dietro e c'ho il braccio tutto informicolato. Dimmi, guarda che io non prendo niente. Ma neanche un crodino. Iari, è inutile che noi, quando si era giovani, si era in 4 o 5 in giro per Milano, passavano un gruppo di ragazze e ne riconoscevi una e dicevi, la vedi quella là? Me la sono fatta. Sì. Noi non ci siamo mai fatti niente e nessuno. Fino a che la donna non decide, giorno, minuto, orario, secondo luogo, noi maschi non ci siamo fatti niente e nessuno. Noi maschi andiamo in debolezza. Quando vai a casa di una di quelle che sanno leggere e scrivere, quelle che a te ti sembra di essere un grande trombatore, ma le trovi con le scarpe col tacco reggicalze che mentre fai l'amore, pam, ti mettono le unghie nella schiena tu. Quelle che scendono ti aprono le chiappe da dietro, che tu dici, speriamo che siamo solo io e lei in casa. Senti gli spifferi, dici, c'è qualcosa di aperto. Quelle che mentre fai l'amore cominciano, no. Che tu dici, voglio andare via. Quelle che ti muovi, dai, dimmi qualcosa di spinto. Carrello del supermercato, non fare il cretino, dimmi le parolacce, quelle forti. Villana, di più, villana di merda. Dimmi qualcosa che mi fa volare, aquilone. Dimmi qualcosa che mi fa sentire veramente donna, ma non sai parcheggiare, vai a fanculo. Dimmi il perché, ma perché, negli occhi miei non guardi mai. Ma tanto io già lo so, un po' di bene già mi vuoi. Uomini e donne siamo diversi. Io non ho mai conosciuto una donna che fa la cacca tutti i giorni, non c'è. Le vedi in Vittorio Emanuele, sembrano degli avatar, hanno il collo lunghissimo, mentre camminano le senti che dicono, non faccio la cacca da un mese. Se le scappa vanno dalla migliore amica, ti prego fammi entrare, devo fare la cacca. Si siedono, fanno tre palline, tin tin tin. Escono, sino a novembre sono a posto.
Noi maschi quando andiamo in bagno, nudi, con la maschera da saldatore. La mia moglie al martedì dicevo, ci vediamo venerdì pomeriggio. Poi noi maschi finito di fare la cacca, siamo orgogliosi, guardiamo giù, Madonna, guarda che roba, guarda. C'è gente che fa il selfie, lo manda al migliore amico, glielo fa. Si cambia completamente anche la conquista di una donna. Una volta si scriveva la lettera a mano, si compravano i fiori, quelli veri, non quelli su internet. I modi di divertirsi erano diversi. Io imparavo delle canzoni d'amore a memoria e la portavo al karaoke perché volevo che lei sapesse quanto l'amavo con delle canzoni. Il posto del karaoke era gestito da un calabrese. Io gli scrivevo le due canzoni e lui a un certo punto, verso mezzanotte, faceva numero 21! Dicevo, tocca a me, amore. Ti prego, ho imparato due canzoni a memoria per te. Ti prego, amore. Sentile. Beh, tu l'hai imparato. E mi manca ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati. Preoccupante, ma un'altra te non credo. Amore, c'è un'altra in inglese, l'ho imparato per te, amore, in inglese. Every breath you take, every move you make, every vibe you say, every step you take, I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? All my cool hands we never stop to take. Poi con l'inglese che non esisteva, tanto non capiva un cazzo. Every step to the bay, every smile of what you face, every move you make, every step you take, I'll be watching you. O se no, Marco, al venerdì sera io mi divertivo ad andare al latinoamericano. C'è qualcuno che va ancora al latinoamericano? Vi prego, sulle mani. La signorina, c'è qualcun altro? Latinoamericano, questo posto gestito da giustamente sudamericani, tutte persone alte 1,22 m, 1,24 m, hanno un cappello grosso nero centrale. Se tu arrivi alle 7:30, la scena che vedi appena entri è verso mezzanotte sono sudati i fradici, vanno tutti al bar, tutti con la stessa espressione. Ora mi dai una cerveza con la pappa fritta del buio del Kendo del Camacho del Gordillo. Dopo 3 minuti tantirata. Dov'è quella signora che ha alzato la mano? Quella là, signora, venga su palco, facciamogli un bel applauso a quella signorina, venga. Venga, facciamo una cosa carina. Bel applauso, venga signora. Di più! Venga signora! Un applauso a questa gentile signorina. Buonasera, qua. Come ti chiami? Olga, aspetta, se mi lasci la mano vado a prendere il microfono. Allora, sarà per l'emozione, avevi un po' la mano sudata, gli diamo una sciacquatella.
Olga, prima di tutto hai fatto bene a vestirti un po' primaverile, brava. Qua dove c'è la croce? Tieni il microfono. Come ti chiami? Dillo al pubblico. Questo devi usarlo, non è quello di Kiri e Lenson. È il microfono. Olga, di dove sei? Messina. Messina, sei venuta da Messina per vedermi? No, abiti qua, abiti qua. Sì. Usalo. Sei qua con il ragazzo? Sì. Come si chiama? Simone. Dove l'hai conosciuto? Dopo siamo qua in 1500, che... Dove l'hai conosciuto, Simone? Milazzo, in Sicilia. Sì. E poi da lì sei nervosa tu? Madonna, fa degli scatti, cazzo. Simone, che lavoro fai? Farmacista. E lui? Il malato, viene da te a comprare. Dov'è Simone? Qua, dov'è? Ciao Simone, ciao, sta riprendendo tutto, sei sputtanata per tutta la Sicilia. Ascolta, quanto tempo è che state insieme? Non si ricorda un cazzo, non sa neanche chi sei. Che segno sei? Svampita zodiacale. Ferma, come fa un casino questa qua, stai ferma, lascialo qua. Che segno zodiacale sei? Capricorno. Lui? Capricorno. È di allevamento, siete eravate insieme? Ascolta, Simo, dove l'hai conosciuta? A Milazzo dove? A Milazzo. Niente, non ti ricordi, no. Non ti interessa niente. Ma tu quando ti chiedono le medicine gli dai quel cazzo che vuoi tu? Così l'aspirina, ti dà quello per le emorroidi. Prego, prenda questo, due di questo. Ma lavori in una farmacia a Milano? Diciamo di sì. Ma ti ricordi quando esci di casa, sì, dove devi, sì, andare tutto a lavorare? Convivete? Per adesso. Ma niente, tutto. È tutto un mistero. Beh, se ci danno a fare, non posso parlare, capisci? Ascolta, da quanto convivete? Niente, tutto, non lo so, proprio precisamente non posso rilasciare dichiarazioni. Dobbiamo fare la denunciazione della documentazione. Simo, lasciala. Ma sì, tanto ci sono gli antidepressivi in farmacia. Ascolta, ti ricordi dove l'hai conosciuto, Simone? E dimmelo. A Milazzo. Ma dove, a cazzo così? A Milazzo, a cazzo. L'avrei conosciuto in qualche posto. Su Lungomare, ho detto, madonna, questo qui deve essere Simone. No, sì. Va bene, allora, facciamo un pezzo di merengue, va bene? Non puoi dire di no perché lo spettacolo è mio e decido io. Vabbè. Quando avrai lo spettacolo tu lo facciamo come vuoi tu. Allora, Simona, arrivo subito. Ti prego una cosa, dove c'è la croce, vedi, non è che l'abbia messa. Non venirmi troppo vicino perché sono in fase di accoppiamento, ok? Se vi muovete anche voi, testa di cazzo, dai! Forte per questa gentile signorina. Allora, Simone, devo omaggiarti di un oggetto, che sei stata troppo gentile, sembri Mortician della famiglia Adam, te l'hanno già detto. Stai qua che prendo una cosa. Allora, voglio regalarti il CD mio e della band. È il secondo che fa. Un attimo. È il secondo che facciamo, il primo. Stampate 110.000 copie, vendute 9. Guarda, questi non hanno mai riso fino adesso, guarda che bastardi. Proprio per darmi fastidio a me, questi qui. In funzione dell'enorme successo del primo, il nostro editore ha detto, facciamo anche il secondo, e gli ho detto, di questo siamo un po' più orgogliosi, perché con il ricavato abbiamo fondato una mia onlus, che è www.compracchetu.unaporscheperpucci.it. Un applauso a questa gentile signorina. Ciao Simo, ciao. L'accompagnate qualcuno, grazie. Ai nostri tempi le ragazze le portavamo anche in discoteca, perché c'era la vera disco music, te la ricordi? Barry White, le Sister Sledge, gli Eurythmics, gli Shusha Manuber, i Vada Via Q, c'era quella gente lì.
non come adesso quello con la bomba, Fedez, quell'altro andiamo a comandare, ma te la fa culo. Allora vi prego, alzatevi tutti in piedi, chi non si alza in piedi ha gli zingari in casa, forza, veloce. Creiamo un medley anni 70-80, Giulio Getti, rilassatevi, espressione da discoteca che è questa. La vostra va bene, quella che avete dall'inizio. Sulle mani, vai Nick, tutti insieme, andiamo! Ciao, ciao, ciao! Andiamo, sulle mani, su me! Down on it, come on, get down on it. Get down on it, get down on it. Get down on it, get down on it. Get down on it, subire. Occhio! Everybody, get on it up. Let's dance. Quando arriva il ritornello, ci giriamo tutti e facciamo shake, shake, shake. Subire le mani. You don't sound the shake. Eccola che arriva. 3, 2, 1. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Ancora. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Suonare adesso. Orgogliosi. Che arriva la canzone più italiana del mondo, cantiamolo tutti insieme, di lato, su, sulle mani, mani, occhio che arriva, tutti, volare, volare, ricchi, cantare, oh, sulle mani, nel blu, dipinto di blu, più veloce, felice di stare lassù, ancora, nel blu, dipinto di blu, sulle mani. Di stare la scuola nel blu di picco di blu e dice di stare. La grandiosi, ma che cazzo non lo fa fare a me? Iari, come si chiama? Guarda, ascoltami, vado al supermercato, le signore mi vedono in lontananza nel corridoio, prendono la rincorsa col carrello, pomo qua, e mi dicono: così impari a parlare sempre male delle donne. E io gli dico: signora, è la mia che mi sta sui coglioni. Voglio sfatare questa cosa narrandovi un pezzo del Talmud dove viene descritta come è stata fatta la donna. Proprio in questo momento in cui le donne hanno bisogno di capire che sono veramente donne e che stanno con degli uomini che non sono degli uomini, sono delle merde. Buio. Uomo, te lo dico una volta per tutte, stai bene attento a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna, dicono, sia stata fatta da una costola dell'uomo, dalla parte centrale, dal costato, non da un osso del piede, perché la donna sia calpestata, non da un osso della testa, perché la donna sia sovrana,
ma da un osso posto appena appena sotto il braccio, perché la donna sia solo ed esclusivamente protetta. Vicino al cuore, perché la donna sia solo ed esclusivamente amata. Ieri il mio lavoro non è andato sempre così bene, non è che sono nato con i teatri così pieni. Ho cominciato 26 anni fa in Valtour, lavoravo ad Agadir, guadagnavo 250.000 lire al mese, ma non voglio farla vittima, solo che un giorno il direttore di banca mi ha chiamato e mi ha detto: signor Pucci, lei è meno 370.000 lire. Io gli ho detto: ma io quando ero più, ti ho mai chiamato? No, quindi che cazzo continui a chiamare? Adesso ogni tanto lo chiamo io alla notte e gli faccio: direttore, e metto giù. Siamo tutti artisti. Perché io credo che al giorno d'oggi, per interpretare la vita che viviamo, dobbiamo essere per forza degli artisti. Ma almeno una volta nella vita abbiamo cantato tutti. Quando? In doccia. Nell'intimità della nostra doccia. L'unico ambiente dove ti pisci addosso e non lo saprà mai nessuno. Mentre stai facendo la doccia, se ti scappa la pipì, non è che dici: no, devo fare la pipì. Sei lì. Ma io non canto e basta, io mi esibisco. Arrivo con un accappatoio in raso, metto dei gerani sulla vasca, appena entro in doccia sento... Mi piace Frank Sinatra. Lo canto in un inglese come voglio io, perché la doccia è mia, l'ho pagata, faccio quel cazzo che voglio. Appanno bene il vetro, faccio un cuore e scrivo I love Frank e comincio. Fly to the moon, I want to sing on the sky. I don't want the speaky to be to Spotify. Another word, missing you. Barbara, sembro un omone, tanto irriverente. In realtà ti garantisco che sono un tenerone. Quando sono in doccia mi canto anche le canzoni di Giorgia. Un po' piango, un po' piscio, tanto va tutto giù. Come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai. Come saprei riuscirci io, ancora non lo sai. Io ci metterò. Ce n'è un'altra che mi piace un casino. Guardo il boiler e ancora a metà di cocio tempo me la canto. Un po'. Poi sarà come morire a notte che poi fino a quando vedrai, se ti chiamo amore tu poi se ti chiamo amore. Ed è proprio d'amore che vorrei parlare. Questo sentimento meraviglioso che abbiamo provato tutti almeno una volta nella vita. Quello che ti fa venire le farfalle allo stomaco quando devi incontrare la persona che sai che ami. L'amore, quel sentimento irrazionale. Sì, perché l'amore è irrazionale. Perché fino a che tu ne vai alla ricerca non lo troverai mai. Poi un giorno giri l'angolo di un palazzo e lì che ti aspetta seduto sulla panchina. L'amore, quel sentimento che non puoi trovare né comprare tra gli scaffali del supermercato, è così, nell'aria.
L'amore, quel sentimento devastante. Sì, perché è devastante, perché quando due si lasciano, se uno dei due è ancora innamorato, soffre di un dolore indescrivibile. Tutti l'abbiamo provato, io compreso. Allora, come soluzione, basta andare all'interno di canzoni scritte da nostri cantautori, canzone d'amore meravigliosa. Nelle parole e nei testi c'è la soluzione. Ce n'è una che mi piace tanto che fa così. Prendila così, non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, forse è tardi a rincasare vuoi. No che non vorrei, io sto bene in questo posto. No che non vorrei, questa sera ancora presto. Ma che sciocca sei, ma che sciocca sei, a parlar di rughe, a parlar di vecchie streghe. Meno bella certo non sarai. Tutti! E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più solo. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi e non ferirsi di più. Però signori, scusate, quando un artista riceve un applauso di queste dimensioni, si spera che ci sia sempre qualcuno del pubblico che dica bis, perfetto, allora facciamo così. Ieri, io faccio finta di andare via. Non voglio che succeda come in tanti teatri, che torno e non c'è più un cazzo di nessuno. Se state, lo facciamo, ok? Grazie a tutti, ciao, buonanotte! Lo sento! Questa non è musica coi dischetti, questa è musica live. Ed è proprio per questo motivo che credo sia giunto il momento di sapere e di sentire davvero cosa sanno fare questi ragazzi, perché fino ad ora li abbiamo sentiti fare tatati tatata. Ehi, ehi, prendo un gruppo di Tirana, bravissimi, occhio, eh? Ok? Accogliamolo con l'applauso che solo voi sapete fare. Signore e signori, Matteo Ghione! Vai bro! Buonasera a tutti! Walk by myself in the middle of the night, dreaming you were lying by my side. Then I reach out to touch you in an empty space. It's been such a long time since I kissed your face.
Matteo Ghione, sentirete parlare di lui a Ypsilon Factor. Matte, mi fai un pezzo breve di quella che piace a me? Sei obbligato perché sono il datore di lavoro. Con le mani. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful castillo, I ever cheat. It may be hard for you to stop and believe, but for you, Matteo Ghione e la Suraschi Band. Robe ed altri tempi, grande bro. Not in and in the sky. Giving up. Mi hai rotto il cazzo con sta tromba anche tu. Madonna che pesante, oh, continua. Hey! Ai nostri tempi c'erano delle canzoni d'amore meravigliose. Questa sera io sono costretto a farne un pezzettino in modo che lui possa fare un assolo, perché nei cameriamento, ti prego Andrea, è il mio compleanno, posso fare un assolo? E abbiamo dovuto studiare un pezzettino di questa canzone. Signora, senta che bella questa canzone. Se non le piace... Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate.
tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate. Signori, Massimo Marcello. Questo ha cantato con famosi jazzisti, ha cantato con un italiano, Michele Franzantolofone, e con John Netflix. Dopo l'hanno mandato a fanculo e l'ho preso io. Marco, alla nostra età, ogni tanto bisogna fermarsi. Ehi, calma. Bisogna capire quali sono i nostri limiti. Fumare, basta, non si può più. Pressione alta. Io sto cominciando con la sigaretta elettronica. Mi costa 600 euro la settimana perché io distinto la butto per terra. La sigaretta elettronica è formata da boccettini che hanno dei vari gusti e sapori. Buoni, miele, liquirizia, limone, melone. Quello al melone un giorno sentivo mi mancava qualcosa. Ho detto mi compro 2 etti di prosciutto crudo elettronico. In casa è mia moglie che mi dice basta fumare, vai in balcone. D'inverno siamo io e il Babbo Natale attaccato che mi guarda. Diventi maniaco degli accendini, li rubi in continuazione. Un giorno nell'accappatoio ne avevo 300, mi ha chiamato la BIC, mi ha detto scusi fucsia, ce l'ha uno lei? Mia moglie ogni volta che finiamo di fare l'amore mi dice non voglio che tu fumi. Dopo aver fatto l'amore io ho detto va bene, fumo durante. E niente, si ferma lì. Forte di lui. Adesso ci sono i pacchetti da 10, meno male ne compro 40 al giorno da 10. Ho una figlia, Marco, sono papà, con l'accento. Se non avessi avuto l'accento ero papa. Abbiamo avuto delle difficoltà per avere questa bambina, signore. La bambina non veniva, non venivo io, non veniva neanche la bambina. Mia moglie venne coadiuvata di un oggetto della Personal che quando diventava blu e faceva... vuol dire che stava ovulando. E in qualsiasi parte dell'Italia io fossi stato dovevo tornare a casa per accoppiarmi. Ero all'Isola d'Elba a fare uno spettacolo, squilla il telefono, leggo Esorcista, dico cazzo è lei? Rispondo e sento vieni a casa subito, sto ovulando dall'Isola d'Elba. Ho chiamato il portinaio, gli ho detto vai su tu. All'ottavo mese le si rompono le acque, la portiamo di colpo alla clinica Pio X. Prima di farla entrare un dottore le somministra una puntura di Valium per abituarla all'anestesia. Fuori, a fianco alla barella, un'ostetrica brutta e cattiva, Tata Lucia di Düsseldorf, che mi disse, veloce il nome della bambina che io devo fare i documenti. Mia moglie, con un filo di voce che le era rimasto, si è girata e mi dice, mi raccomando, chiamiamola come mia madre. Non avevo nessuna intenzione di chiamare brutta stronza mia figlia. Così l'ho chiamata Rachele, con la Ra di Rachele. Una bambina che sa il fatto suo, per essere un buon genitore spesso faccio i compiti insieme a lei. Mi accorgo che ci sono delle nozioni che non so se ho rimosso completamente o non ho mai imparato nel corso della mia vita. Ogni tanto fa la figa come sua mamma mi dice, papà, lo sai chi ha fatto i giardini pensili? Io le dico, in questo momento non mi ricordo.
li ha fatti Nabucodonosor. Io le dico, ma amore, ma questo qui non giocava nel Galatasaray. È una bambina viziata, ha voluto un cane, bene. Ne abbiamo preso una maltesina, pesa 1,8 kg, si chiama Stella, una prepotente. Quando è in casa che sente l'ascensore fa la figa, si mette vicino alla porta, comincia... Dico, ma che cazzo fai? Stai ferma. La devo portare all'area cani. È un giardino pieno di merda, di tutti gli altri cani. Si conoscono i dog sitter, sono dei peruviani piccolini, li vedi dall'altra parte della Siedve con 5 o 6 cani, sembrano dei campioni del mondo di sci nautico, li vedi che girano così. La mia è una femmina, quando entra il maschietto comincia la figa, la figa, la figa, la figa, la figa, la figa. A certi cagnolini gli mettono il cappotto rosa, ma anche se sono maschi, tremano. Un giorno a uno gli ho detto, perché tremi il cappotto? Sono un maschio, non vorrei che da dietro mi inchiappetta qualcuno. Io sento gente con i cani, ci si rincoglionisce. Sento gente che parla col cane, al semaforo. Ho visto una signora l'altro giorno, gli diceva uno schnauzer, hai capito cosa ti ho detto o no? E il cane diceva, no, parlo il canino, non capisco. I genitori, essendo genitore, certe volte mi fermo a pensare al sacrificio che hanno fatto i miei genitori per tirare grande me e mia sorella. Il mio di papà. Non ce l'ho più da 14 anni, è andato via prematuramente, non ha visto neanche mia figlia, non ho conosciuto neanche i miei spettacoli. Probabilmente non ha conosciuto neanche me, perché una volta il dialogo era così distante tra genitore e figli che non ci si parlava. È andato via prima che noi ci conoscessimo. Ma malgrado questo, certe sere prima di addormentarmi, come per magia, sento il profumo del suo dopobarba. Tra i sogni e i desideri che ho è di sentire ancora la sua voce almeno per 10 secondi un'altra volta. Ma non si può. La mamma ce l'ho ancora, ha 83 anni. Tanti mi dicono, goditela tutti i giorni, perché quando non ci sarà più, proverai il dolore più grande della tua vita. Così io la chiamo, andiamo a mangiare la pizza, la porto a vedere anche i legnanesi. Però certe volte porto una sfiga. Quando mi chiama mi dice, amore, stai attento a non perdere le chiavi di casa. Ti giri, perse, in un secondo le hai perse. Guarda davvero la D'Urso. Poco tempo fa, un giorno alle 6 mi ha chiamato e mi ha detto, Andrea, ho visto un servizio di alcuni comici che non hanno più un euro. C'è un gatto nero della mia zona che quando vede mia mamma si tocca i coglioni. A Natale mangio sempre da lei. A mezzogiorno, da 40 anni, arriva col suo portafoglio in pelle, quello con i due pallini in acciaio, lo apre e mi regala 50.000 lire. E io le dico, scusa mamma, ma le lire? Dove cazzo le trovi? Lei mi dice, c'ho il materasso pieno, devo farle fuori. Marco, i giovani di adesso, se guardano verso il cielo, vedono i droni. Anche io ai miei tempi avevo un drone solo a casa mia, era lo zoccolo del dottor Schulz. Alle 8 del mattino passavi davanti alla cucina, anche se non avevi fatto un cazzo, lei lo lanciava. Si sentiva... Falsa. Quando tornava dal lavoro mi ricorreva per il tavolo e diceva, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Figlio di puttana, si dava della puttana da sola pur di prendermi. Mi diceva, te lo giuro, se vieni qui non ti faccio niente. Io come un coglione ci cascavo. Ho preso più botte io di Rocky Balboa contro Ivan Drago. Una sera mi sono seduto sul divano, ho preso carta e penna. E ho scritto un pensiero a mia mamma, quello che non ho fatto in tempo a fare con mio padre. E questa sera voglio condividerlo con voi. Riflettendo, ho scoperto che l'amore per la mamma è indescrivibile. Ed è per sempre. La mamma è quella persona che può sostituire tutti. Ma nessuno può sostituire lei.
Io e te abitiamo ancora nella stessa zona. Tante volte attraverso la strada e ti vedo dall'altra parte del marciapiede. Mi accorgo che sei tu. Da quella camminata affaticata che hai, 83 anni di vita sulle spalle, dedicati solo ed esclusivamente alla serenità della tua famiglia. Quando apriamo questo discorso mi permetto di dirti: mamma, ma secondo me in questa vita tu hai vissuto poco. Tu mi guardi e mi dici: è la vita che volevo fare. Man mano che ti avvicini mi guardi negli occhi e in un solo minuto riesci a riscoprire il mio stato d'animo, cose che donne della mia vita non hanno mai saputo fare. Sono stato via per tanto tempo, in Marocco, ad Agadir. Ti confesso che la notte prima di addormentarmi spesso mi scendeva una lacrima nel pensarti. Probabilmente ero un mammone, ma mi va bene così. Appena tornato ti ho citofonato, tu mi hai fatto salire in cucina e mi hai offerto un buon caffè. Una volta il caffè lo si preparava con la moka e si riconosceva quando era pronto dal profumo che faceva e dal rumore che emanava. Si sentiva... Ti ho guardato e ti ho detto: mamma, in questa mia breve esperienza della mia vita ho scoperto tanto cosa mi piacerebbe fare: girare per i teatri d'Italia a far ridere la gente. Tu mi hai guardato e mi hai detto: ma non potevi drogarti come fanno tutti gli altri ragazzi del nostro quartiere? Ogni giorno vorrei che il tempo si fermasse e che tu potessi vedere crescere insieme a me mia figlia Rachele, ma non si può. Ho scoperto che ognuno di noi, fortunatamente, ha la sua mamma, anche il peggiore dei delinquenti. Ma tu, per me, sei e rimarrai per sempre la mia mamma. E se questa è il tuo nome, magia, a sé, fortuna che mi dice fino davvero. Siamo obbligati ad essere felici. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. È contento. Ho fatto il caffè con la moka. La cuccia. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Vabbè, la sorpresa l'hanno fatto in giorno. Io, la mia band, Dino Pecorella in regia, Beppe Rimaudo e Mediaset, ma in particolare un signore di Mediaset che è Giorgio Restelli, vi ringrazio con tutto il mio cuore, ma ringrazio voi che mi state dando da tanti anni calore, amore e affetto. Non so come ringraziarvi, grazie. Signore e signori, per voi questa sera Andrea Pucci! Di chi rimane e di chi invece lascia tutto e se ne va. Ma questa è stata una sorpresa inaspettata, perché lei di solito prende la pastiglia alle 9 e dorme. E è stata una emozione vederti qua, grazie mamma. Prima di andare via voglio anche ringraziare la mia compagna che 10 anni sta con me e mi ama per malgrado io sia un pazzo, Priscilla. E voglio dirvi l'ultima cosa e spero che voi mi crediate, perché tanto in quello che vado a dirvi non c'è nulla da perdere e nulla da guadagnare. Almeno per questa sera, signori, piacere di avervi conosciuti. Grazie. Grazie a tutti. Venite a prendervi l'applauso, vieni. Mamma, adesso vai a dormire, dai, ciao. Buonasera. Buonasera. Vieni Dino, vieni Dino.
Grazie. Voglio ringraziare anche i miei autori. Grazie. Andrea Boin, Daniele Ceva, venite qua, il mio fonico, cioè il mio capo del... Venite qua, prendiamoci l'applauso. Vieni qua, mamma, vieni vicino a me. Vieni, Marco, Dino, Beppe, vieni qua. Andre, Ceva. Buonasera. Rosetta, vai. Era alta 1,80 m una volta, eh. Abbraccia questo signore qua, abbraccialo. Vieni. Domani abbiamo la visita, la Pio Decima. Paolo Riccadonna in regia, grazie Paolo. E tutta Mediaset. 1, 2, 3. Grazie signori. È finito mamma, dobbiamo andare via. Non c'è il secondo tempo, sono esaurito, dobbiamo andare a casa. Va bene. Ciao signori, grazie, buona salute a tutti, ciao. Buonasera.